Sono state riaperte le porte del Parco del Sole dopo la lunga ricostruzione finanziata dall'ENI. Una riapertura provvisoria, ma annunciata da tempo, improrogabile per l'amministrazione. Sebbene infatti la maggior parte del parco sia pronto, ci sono ancora alcuni interventi da portare a termine. L'erba non è ancora perfettamente attecchita e rischia di essere rovinata con il nuovo passaggio. Il laghetto è da bonificare e la casetta all'ingresso è ancora transennata con il tetto pericolante. Nel resto del parco però fanno bella mostra di sé i nuovi giochi coloratissimi di ultima generazione, le attrezzature per il fitness all'aperto, il campo da basket rinnovato, tante nuove panchine per godere dell'ombra e del magnifico panorama, più di 200 nuovi elementi verdi tra piante e siepi. E introdotto dalle due semicolonne, il maestoso anfiteatro naturale, con la sua cavea di gradoni che assecondano il declivio della collina, fino ad arrivare alla scena, realizzata in pietra bianca e rosa, chiara citazione dei materiali di costruzione della Basilica di Colle Maggio. Il cosiddetto Amphitheater è stato firmato dall'artista newyorkese Beverly Pepper, la quale a settembre sarà presente all'inaugurazione ufficiale. Si tornerà a vivere un'altra parte della città importantissima, così come qualche giorno fa è stato aperto il nuovo emiciclo, quindi la villa, e il progetto che abbiamo qualche settimana fa approvato anche insieme alla sovrintendenza e alla Fondazione Cassa di Risparmio per quanto riguarda il Parco del Castello. Quindi ripartiamo dalle aree verdi, ripartiamo dai parchi cittadini per dare socialità e vitalità alla nostra città. Di studio, diciamo.